Due anni fa avevamo ideato una sorta di format: unboxing con ospite. Era un po' per ampliare le nostre cerchie e far comparire altra gente sul canale. L'idea era di sfruttare un budget 100-200 euro simbolico per comprare cagate online e farci regali a vicenda. Il primo ospite doveva essere Black Geek. Era super entusiasta dell'idea e infatti con una puntualità estrema ha fatto arrivare i pacchi a casa mia nel giro di una settimana. Il giorno dopo, pandemia Covid. Poi l'idea è andata a farsi benedire e ora ci ritroviamo qua con un sacco di pacchettini. Ti rideremo i soldi. Se questo te lo promettiamo. Ci siamo dimenticati e quindi questo unboxing lo facciamo così. Apriremo pacchettini di Black Geek comprati per noi due anni fa. Ma prima... abbiamo un nuovissimo aspirapolvere da mostrarvi. Cioè, ma... 25 kg. È record. A mani basse. Apriamolo. Questo pacco ce lo manda Ecovax. Si tratta del D-Bot X1 Omni, il top di gamma della collezione family di Ecovax. Allora, questo suppongo sia l'aspirapolvere. E questa è l'Omni Station. Hola. Sembra un marchingegno del futuro. Direttamente da Futurama. Allora, quanta roba. Oh mio Dio, è spugnoso. Ha sia le spazzole per aspirare la polvere che quelle morbide che fanno effetto moccio. Ecco il nostro UFO. Guarda che bello color acciaio. La Omni Station, come possiamo vedere, dentro ha due serbatoi dell'acqua da 4 litri. Uno per l'acqua pulita, che rifornisce il robot durante la pulizia, e uno per l'acqua sporca, che raccoglie le acque di scarto del robot quando ha finito di pulire. Sotto invece troviamo il sacco per la polvere. Il D-Bot ci impiega solamente 10 secondi per svuotarsi. Un po' come me a letto. Un po' come Usain Bolt nei 100 metri. Siamo tutti dei campioni nel nostro campo. Ok, Ico. Sono qui. Svuotamento automatico. Il D-Bot si può collegare ai classici assistenti vocali, come Alexa, Google o Siri, ma sfruttando l'assistente vocale integrato ICO avrete accesso a molte più funzioni. Particolarità della nostra Omni Station è che ha un sistema di asciugatura delle spazzole. Ehi, ICO! Sono qui. Asciugatura spazzole. Ok, avvia l'asciugatura ad aria calda. Ciò avviene tramite un getto d'aria calda ed è molto utile perché ci evita i cattivi odori in casa. D-Bot è in grado di mappare le stanze sia in 2D che addirittura in 3D. La mappatura 3D è molto comoda perché una volta rilevati sedie, tavoli, scrivanie, divani, potete semplicemente dire al robot di pulire solo sotto il divano se è sporco solo lì. Detto ciò, questo è il D-Bot X1 Omni. Se vi interessa, noi vi lasciamo il link in descrizione. Dicevamo, prodotti che ci ha inviato Black Geek due anni fa. Con quale cominciamo? Con questo. Ma è pieno di roba questo? Che è? Ma cos'è? Ma quanta roba ci ha comprato? Questo mi sa che l'ho comprato io. Questo pure. E quindi questi sono i pacchi che hai preso tu per lui? Sì. Ok, allora dovrei... Ma non riesco a capire cosa cos'è questo. Cosa ti stupisci, Gamber? Dovresti ricordarti a due anni di distanza. Non mi ricordo un... Cos'è sta roba? Apriamo. Ah, gli up and down. A cosa servono? Per vedere la testa in giù? L'altro qui... Fa provare. Questa inquadratura qui è quella che... io sto vedendo con gli occhiali. Occhiali da unboxing. Questi occhiali qua, comunque, esistono anche al contrario, che fanno vedere in su. Sai dove li usano? Nelle palestre di arrampicata c'è uno che deve tenere la corda sotto e l'altro che sta scalando. Per evitare di avere il torcicollo e stare così tutto il tempo, loro hanno questi occhiali, beh, tenuti al contrario in questo caso, così riescono a guardare quello che scala senza il torcicollo e dargli la corda man mano. Giusto, giusto. Questo invece qualcuno se lo ricorderà dai nostri video delle recensioni più divertenti di Amazon. Sto parlando del... come si chiamava sto coso? Era tipo cresci il tuo Gesù. Istruzioni per l'uso. Metterlo in una bacinella d'acqua a temperatura ambiente. No, ma è un meme. Terzo giorno sarà cresciuto completamente. Come la resurrezione. Prendi la bacinella. Io ti posso offrire un boccale di Naruto e Sasuke che ci hanno gentilmente offerto i nostri fan qualche unboxing fa. Un mozzicone di sigaretta. Proviamo? Non lo so, mi sembra di essere così blasfemo in questo momento. Non così, devi metterlo in piedi. Ci vogliono 3 giorni per far sì che succeda qualcosa. Wow. Ma tanto gli unboxing facciamo sempre in vari pezzi, quindi magari tra 3 giorni possiamo ancora registrare questo unboxing. Lo mettiamo qua, là. Fuori inquadratura. E lo ricontrolliamo a fine unboxing. Cosa altri saranno? Pacchi? Ok, adesso probabilmente arriviamo veramente ai pacchi di Black Geek. Che abbiamo qui? Una roba... cose infiammabili, batterie. Roba infiammabile. Un pacco nel pacco. Ma che cazzo è?
Questa è roba sua. Vediamo. Full HD Pen Camera Instruction. È una penna spia. Qui c'è l'obiettivo della microspia. Ragazzi, fidatevi che basta girare un attimino e scompare. Cioè, già così non lo vedi più. Ma può scrivere almeno? Eh sì, guarda, queste qui sono le cartucce. La differenza di idee tra noi e Black Geek. Lui ha svoltato l'unboxing con un prodotto incredibile. Ah, ok, la penna la apri e la chiudi girandola. Che colore scrive? Blu scuro, nero. Cos'è questo? È una USB. Oh, guarda cosa ho trovato. Qui c'è la micro SD qua dentro. Eccola. 16 giga di micro SD, buona anche per i microfoni. Oh, minchia, buona come il pane questa. Io ho scoperto questa cosa qua. Così puoi nascondere l'obiettivo. Ok. Così lo tiri fuori. Cliccando qua sopra avete una modalità video e una modalità fotografia. E si ricarica USB. Questa qui la metti in un USB, si carica, ci scommetto. Mettiamola in carica. Teoricamente... Esatto, è in carica, lo vedi il punto blu? Sì, lo vedo, lo vedo. Perfetto, lasciamo un attimo che si carichi. 6.5 hours later. L'abbiamo caricata. Ah, fotografie in 2K, video in full HD. Come questa. Ah, quindi lo usiamo come partacam? Allora, per accenderla bisogna premere 3 secondi questo pulsante e si accenderà un LED giallo. Qui c'è il LED giallo, che è la standby mode. Fai partire la rec. Sto andando? Sì. Sì, 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 sì. Credo di sì. Ora non so come possa andare. 180! Faccio sboccare le persone. Sono sta curioso di vedere cosa ha registrato. Sono curiosissimo anch'io. Beh, tira fuori l'SD, mettila qua dentro e prendo il portatile. Momento della verità. Ci hackeranno il computer degli asiatici o avremo registrato un video? Beh, le foto le ha fatte. Nuova videocamera di sorveglianza. Bella, fa vedere la mia. Nice, questa qui è un extra zoom. Andiamo a controllare i video. Ok, la mia mano ferma non mi contraddistingue. Wii! E ora è tempo del Wii! Allora, devo guardare che è zoomatissimo. Sì! Wii! Adesso è in giù! Non si capisce niente. No. Oh, funziona sta roba, non è una cinesata. Bello! Probabilmente uno dei migliori prodotti unboxati della storia di Noob Channel. Questo è il classico gadget da aneddoto. Cioè, tipo, sei tipo a cena con qualcuno? Hai finito gli argomenti per... Tiri fuori la penna. Tiri fuori la penna. Adesso ti farò un gioco con la penna. Mettitelo nelle mutande, poi mettetelo tra le tette e poi ti faccio vedere una magia. No, non si fa. Il nostro Gesù Cristo... È ancora lì. Altro pacco. È arrivato così? Sì, penso è arrivato da AliExpress o Wish. Cioè senza confezione. Senza incarto. Bah, mi fido poco, ma crediamo a Spawn. Oh, è arrivato 2 anni fa, cosa vuoi che mi ricordi? Sembrerebbe un Game Boy di Supreme. 400 in uno. 400 giochi? Che incarto. Wow. Si è rimasto in mano in fretta. Si è seccato con gli anni. Un rumore tutt'altro che piacevole. Qui abbiamo il classico cavo component. Sì, non ne vedevo uno da 15 anni. È un cavo di ricarica un po' più moderno, molto corto. Accendiamo sto coso e basta. Hai delle pile? Ce li ha già lui. Oh, queste batterie durano 4 anni, ragazzi. Allora, cinese o inglese? Beh, scegliamo lingua inglese. Non si seleziona con la A. Non si seleziona con la B. Ma poi è già partito così in automatico. Abbiamo Super Mario, Mario 3, Dottor Mario, Mario Bros, Tartarughe 1, Tartarughe 4. Ma sono tutti giochi hackerati. Ma ce ne sono 400. Siamo solo alla B. Ora non si vede più un cazzo. Ma si sta diminuendo la luminosità. E niente, è morto. No. È morto, non si vede più un cazzo, Giova. No. Raga, lo schermo è morto. Come faccio a parlare 400 giochi se lo schermo dura 4 secondi? Comunque figo, eh? Sì, sì. Se caricandolo poi lo schermo riprende ad andare, io la sera una partita me la faccio. Ho i miei dubbi. Prossimo
pacco. Dov'è? Questo giuro che è arrivato così. Black Widow. Spider. Cioè, un ragno di plastica. Un ragno... Robot? Sì, un RC Spider. Un ragno radiocomandato. Ma che cazzo di idea gli viene in mente a Black Geek? C'ha avuto una fantasia impressionante. Capite che io ho avuto l'idea di comprare Gesù Subacqueo. Che tra l'altro è cresciuto finalmente, esatto. E lui ha pensato a un ragno robot. Ah, ma guarda, guarda che grosso. Dio. Guarda che schifo. Madonna santa. Questo è uscito fuori tipo da un crossover tra Spider-Man e Batman. Vorrei far notare la complessità dei comandi, che sono avanti e ruota verso destra e basta. Stai facendo l'allegro chirurgo? Tieni, me lo fermo. Dai, è finto. Sì, comunque una merda. E ho messo le pile. Attenzione, le luci. Sono quasi sicuro che i ragni non abbiano dei fari al posto degli occhi. Funziona quindi. Anche parecchio bene, devo dire. Il ragno di punta. No, no. Vai. Fermati. Funziona da Dio. Ah, voglio fare un prank, dai, al mio gatto. Andiamo dal gatto. Il problema è che non ha implementato la curva a sinistra, quindi devo fare una completa curva a destra. Che fifona. È grande il triplo e c'ha paura. Altro pacco? Quella da Amazon questo. Cos'è? Due pacchi. Un salvadanaio e una tazza che si mescola da sola. Sì, questi sono prodotti che abbiamo comprato noi. Due anni fa si usava forse un po' di più la moneta, adesso è estinta. No, ma è il salvadanaio per le cripto, no? Sì, vabbè, questo è un baratto, non è che c'è molto da dire. No, no, ma questo qui conta i soldi, camper. 20 centesimi. Beh, non mi pare fossero 5. Riproviamo con 20 centesimi, magari ora li riconosce. Questo sì. Questi li ha beccati. Altri 20. Ok, li ha individuati. So, un euro. Un po' difficile metterle dentro. A parte il primo, l'ha beccati tutti. Siccome si è sbagliato, di 15 centesimi li aggiungiamo manualmente. Vediamo se questi li prende. Allora, pallottolali bene. Devi farceli entrare. Non ci entrano, mannaggia. Niente da fare. Questa invece è... una tazza automescolante. Ah, madonna. Senti che odoraccio. Ok, sì, la plastica cinese. Guarda il meccanismo per mescolare. Ha le sbavature del ritaglio della plastica addirittura, della fabbrica. Adesso sto per proporti una cosa a marcia. Ci mettiamo l'acqua. L'acqua di Gesù. L'acqua di Gesù. Questo potrà essere Gesù un non po' blasfemo. Credo si debba tapparlo prima di mescolare, però per la scienza dobbiamo farvelo vedere. Fighissimo. Come può della semplice acqua della spina fare la schiuma? Miracolo! Miracolo di Gesù! È stato Gesù! Miracolo! Domanda, ma in lavastoviglie si può mettere? Questo significa proprio no lavastoviglie. Non ci berrò mai niente da una cosa che non si può lavare. Infatti è un regalo per Black Geek, mica per noi. Giusto. Altro pacchettino, sempre di Amazon. What? Ma è una granata? È una granata portachiavi da 16 giga USB 3.0. Diciamo che due anni fa faceva più ridere. Eccola qua. E questo invece che è? È un coso volante. È un drone. Cioè è un drone discoteca, se ho ben capito. Flying ball. Serve una pile? No. È già carico. Porco zio. Mi stavo tracciando un dito. Helicopter, helicopter. Come si fa a fermarlo, scusa? Ma che cazzo? Ho preso un colpo. Come si accende, scusa? Che idea del cazzo, eh? Degli ottimi regali usa e getta. I prodotti di Black Geek sono finiti, ma... abbiamo un ultimissimo prodotto. Ce lo manda Nova. Sono le nuovissime cuffie Epos. Branca gaming di Sennheiser. Per chi non conoscesse Sennheiser, questi sono Sennheiser e sono quelli che utilizzano in Rai, questi microfonini lavalier. A Sanremo avevano questi, sì. Pienissimo io. Perché non abbiamo la stessa qualità di Sanremo? Probabilmente dobbiamo imparare a settarli. Dicevamo, sono le nuovissime cuffie di Epos H3 Pro Hybrid, versione bianca, versione nera. Il motivo per cui le ho volute prendere è che sono wireless e si possono connettere tramite Bluetooth a qualsiasi device. Console, telefoni, computer. Cioè, oltre a isolare
Aspetta che sto urlando. Oltre a isolare tanto di loro, hanno anche la cancellazione del rumore. L'altra cosa fondamentale per noi è che si possono collegare a più dispositivi. Mentre sono sul Discord con i miei amici, quindi sul computer, posso utilizzarle per sentire l'audio della PlayStation. Oppure, volendo, potrei rispondere alle chiamate sul telefono. Molto belle comunque, stupende. Grazie mille del regalo. Ok, questo era l'ultimo pacco. Spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Si potrebbe riproporre il format di youtuber che ci regalano cose con soldi nostri? Sì, suggeriteci nei commenti qualche youtuber. Io voglio quelli ragazzi molto deep. Io vorrei i regali da Dlarz e Poldo, capito? Gente del genere. Sì. Ma se ne conoscete di simili, diteceli, anche che non hanno mai collaborato con noi. E niente, detto questo, per oggi può bastare. Ci vediamo alla prossima. Ciao!